immagini che vedete arrivano in diretta da via Guicciardini, siamo a Lione Monti, a pochi passi da via Merulana, dove torneremo tra pochissimo in diretta con la nostra Rossella Franchini per parlare del Natale, un Natale per tutti, anche in un centro di accoglienza per senza tetto. Ne parleremo tra pochissimo, parleremo anche di Natale a teatro, perché no, da Natale alla Befana, perché la magia del teatro c'è sempre ed è per tutti. La magia del teatro di Roma lo faremo con il nostro ospite, ma parleremo anche di qualche, vi daremo qualche consiglio per questa vigilia con Mariella Anziano, i suoi ospiti e non solo. E poi ci sono le vostre segnalazioni, sempre puntuali, voi i nostri inviati e le nostre notizie, anche quelle che non vorremmo mai dare e che siamo costretti a dare perché ancora vivo, incolmabile il dolore per la morte di Gaia e Camilla nel punto dell'incidente. Ancora fiori, biglietti, il cordoglio accolgono la disperazione delle madri delle due sedicenne salutate da uno striscione sulla cavalcavia di Corso Francia. Gaia e Camilla sempre con noi, ed ancora un altro lasciato proprio lì dove le due ragazze hanno perso la vita, che recita: "Ciao Angeli". Ieri l'autopsia, l'esito degli esami tossicologici per Pietro Genovese, ventenne che ha investito le ragazze, ma sentiamo per tutti i particolari Valentina Fè. Nessun segno di trascinamento o lesioni successive al primo impatto. Camilla Romagnoli e Gaia Confriman sono morte sul colpo dopo essere state travolte dal SUV guidato dal ventenne Pietro Genovese su Corso Francia. Smentite dunque le ipotesi di successivi investimenti. Le lesioni alla testa sono state letali. Questi i primi riscontri dell'esame autoptico sui corpi delle due sedicenni. Ulteriori elementi saranno contenuti nella perizia che verrà depositata entro la metà di febbraio. Intanto rimane solo il dolore delle famiglie. Punto dell'incidente, i fiori e i biglietti di cordoglio accolgono la disperazione delle madri delle due amiche salutate da uno striscione sul cavalcavia di Corso Francia, un punto maledetto, quello in cui le due hanno cercato di attraversare lontano da semafori e strisce pedonali, proprio dove Pietro Genovese guidava ad alta velocità. Il tasso alcolemico nel suo sangue di 1,4 era di 3 volte superiore alla soglia prevista per legge, ma gli esami hanno dato esito positivo per altre sostanze stupefacenti. Ancora notizie con Rosario Carello che ci ha raggiunto in studio. Buongiorno. Buongiorno Roberta, buongiorno a tutti. Restiamo sulla notizia che abbiamo appena ascoltato perché il comandante della Polizia Locale di Roma, Capitale Antonio Di Maggio, ha diffuso una nota invitando tutti coloro i quali si mettono sulla guida a rispettare i limiti di velocità e tutte le condotte che possono, ed evitare le condotte che possono mettere a repentaglio la propria vita e quella delle altre persone. Ve lo chiedo, dice Di Maggio, come comandante, ma ancora di più come padre di famiglia. Anche la mamma di Gaia, proprio da Corso Francia, ha lanciato un appello che sentiamo. Sono la mamma di Gaia, vorrei fare un appello. Di Gaia non si trova il cellulare né chiavi di casa. Se qualcuno quella notte le ha trovate, se gentilmente si mette in contatto con la famiglia per restituirle. Grazie. Appelli come quello di Maggio, detto poco fa, che però cadono nel vuoto perché ancora ieri una donna, una pensionata di 79 anni, Laura Fedri, è stata travolta e uccisa da un'auto. È successo intorno alle 12 in via dei Monti Tiburtini nella capitale. Sono in corso le indagini della polizia stradale, forse la vittima non stava attraversando sulle strisce pedonali ma in prossimità. Il conducente indagato per omicidio stradale e sarà ascoltato nelle prossime ore. La Corte dei Conti di Roma ha citato a giudizio 8 dirigenti statali per la mancata riscossione per 15 anni del canone del palazzo di via Napoleone III a Roma occupato da Casa Pound. Secondo l'accusa, i dirigenti non hanno fatto nulla né per riscuotere il canone né per tornare in possesso dello stabile, causando un danno erariale di 4 milioni e mezzo di euro. Scrivono i magistrati contabili, non è tollerabile in uno Stato di diritto un'espropriazione al contrario di una struttura di 6 piani e sede storica di uffici. Viva il Natale a Navona! Con questo slogan, accompagnato dallo striscione rosa "Aridateci il Natale" di Piazza Navona, ieri mattina alcuni esponenti del comitato che prende il nome dalla storica Piazza Capitolina hanno manifestato il loro disappunto. Un brindisi con i cappellini rossi per richiamare l'attenzione su quanto sta accadendo. Questo era il ritrovo amato da romani e turisti a Natale, hanno detto, ora non ci sono più né banchi né motivi di attrazione. La caccia al regalo da mettere sotto l'albero intanto prosegue in tutta la regione, sono
Alto Stefano. Per quanto riguarda invece i trasporti, stasera bus, tram e metro effettueranno le ultime corse dal capolinea alle 21. Domani la rete di superficie metropolitana sarà attiva dalle 8.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 21. Il servizio tornerà normale il 26 dicembre con le metro attive dalle 5.30 alle 23.30. Tutti i dettagli consultabili online sul sito della municipalizzata dei trasporti ATAC. E siamo al calcio. Oltre 1.000 tifosi hanno accolto ieri mattina all'aeroporto di Fiumicino la Lazio dopo la conquista della Supercoppa italiana. Società, giocatori e il tecnico Inzaghi hanno portato a casa il primo trofeo della stagione. Adesso i biancocelesti, sempre più convinti dei propri mezzi, vogliono continuare a far sognare i tifosi anche in campionato. E chiudiamo in bellezza: da domani fino al 9 febbraio arriva a Roma il Circo Aqua, tecnologia all'avanguardia, effetti 3D, fantastici giochi di luce e musica dal vivo. Ambientato in un magnifico acquario circolare con oltre 50.000 litri di acqua, lo show racconta la storia di una ammaliante sirena e dell'uomo degli abissi che lotta contro l'inquinamento dei mari. Sotto al tendone avventure mozzafiato, acrobazie e attrazioni da fine arte circense. Oltre 50 artisti tra giochi d'acqua ed effetti speciali. E questa è l'ultima notizia, Roberta, a te. Grazie Rosario, noi ci vediamo tra pochissimo con tutti gli aggiornamenti. Intanto vediamo invece che cosa ci riserva il tempo per questa vigilia di Natale, perché no, per le prime ore anche di domani, con il capitano Stefania De Angelis. Buongiorno. Buongiorno, una buona vigilia, bel tempo dal punto di vista meteorologico sulla nostra penisola, sarà bel tempo anche sulla nostra regione. Andiamo a vedere subito cosa ci aspetta dal punto di vista dei fenomeni. In realtà un cielo sereno, poco nuvoloso, qualche nube più nella zona tra Viterbo, Rieti, ancora scendendo a ridosso dei rilievi, senza però nessun fenomeno in questa giornata. Cielo sereno altrove, i venti sono di maestrale e i mari risulteranno mossi. Passiamo invece alle temperature, temperature che in questa giornata nei valori minimi si fanno sentire molto freddi, con 3 gradi a Roma, 2 a Rieti, ancora 5 gradi a Viterbo. Saliranno nelle ore più calde della giornata fino a temperature massime intorno ai 13 gradi, 14 gradi tra Roma e Latina. Bene, io vi auguro una buona vigilia e un buon Natale. Grazie al capitano Stefania De Angelis, sperando che sia un Natale sereno non soltanto dal punto di vista meteorologico. Noi ci trasferiamo subito in diretta via Guicciardini, dove vedo già prontissima la nostra Rossella Santilli con i suoi ospiti, perché il Natale è davvero un Natale per tutti, anche nel centro di accoglienza che stiamo per conoscere insieme. A te Rossella. Buongiorno Roberta, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo al centro, al rifugio di Sant'Anna in via Guicciardini, un centro dove si accolgono le persone senza fissa dimora. A questo proposito vorrei pregare la regia di mandare in onda le immagini di quella notte che abbiamo trascorso insieme ai senza fissa dimora per le vie di Roma. Sono immagini che devono far riflettere tutti, perché non si può, soprattutto con il freddo intenso, anche stanotte picchiava a meno 2 gradi, non si può vivere per strada. Ecco, l'esempio invece di oggi è quello di un centro di accoglienza per senza fissa dimora, un centro che dà dignità alle persone, dà la dignità alle persone meno fortunate, e diciamo che oggi vogliamo raccontarvi il Natale degli altri, il Natale di coloro che non sono fortunati come tanti di noi. E quindi questo centro di accoglienza è un buon esempio, una buona pratica che può essere seguita anche da altre strutture, altri municipi. E qui è riuscito perché siamo nel primo municipio, Presidente Sabrina Alfonsi, come avete fatto? Anche quest'anno siete riusciti a mettere in piedi per il piano freddo questa casa di accoglienza. Sì, noi oramai da 5 anni investiamo, diciamo, questo non era un compito dei municipi, un compito del comune, ma noi pensiamo che il municipio deve fare la sua parte, quindi abbiamo investito circa 80.000 euro e insieme ad ACLI, Binario 95, la cooperativa Autonomamente e le suore di Sant'Anna che hanno dato questo alloggio, ospitiamo 25 senza dimora e li ospitiamo fino alla fine di marzo, e cerchiamo ovviamente di fare due cose. La prima è un'accoglienza dignitosa, come ha detto in premessa, e non è l'apertura di una metropolitana per dare un posto, ma una casa. E poi cerchiamo nel frattempo di creargli un presupposto di vita anche oltre il mese di marzo. Grazie.
Alessandro Radicchi, binario 95, lo conosciamo, binario 95 è un'altra struttura, un'associazione da tanto per le persone meno fortunate. Qui come funziona questo centro in breve? Beh, funziona che le persone arrivano con le loro gambe stanche, come la mia amica Oksana che viene dall'Ucraina, e noi cerchiamo di accoglierle, di guardarle negli occhi e dargli una possibilità di rinascita. Si apre la sera alle 18.30, si fa una cena, si sta un po' insieme e la mattina alle 7.30 di mattina si deve uscire. Stamattina c'è una deroga? Stamattina c'è una deroga, abbiamo una bella colazione offerta dalla RAI che ringraziamo e da tutti gli operatori. Grazie Alessandro Radicchi. Allora, prima di chiudere questo collegamento, vediamole da vicino queste persone che questa notte hanno dormito in questa casa riscaldata e hanno fatto colazione, la stanno ancora facendo. Lei da dove viene? Da Abruzzo. Come mai è finita per strada? Perché ho perso il lavoro, poi un po' ho perso i parenti più stretti e ci è voluto un attimo, mi sono dovuta spostare perché non ci sono appunto Caritas e accoglienze da dove sto in Abruzzo. Il suo Natale? Per fortuna bene, sono sotto un tetto e non in giro, diciamo, per Roma. Grazie, grazie, buon Natale. E allora al prossimo collegamento vi racconteremo altre storie. Grazie Rossella, il messaggio più bello, il Natale come possibilità di rinascita. Ne parleremo ancora intanto la nostra rassegna stampa. E anche giorno della vigilia di Natale torniamo a parlare della situazione delle strade della nostra capitale. Lo facciamo con la cronaca del Messaggero. Alberi KO, Roma si ferma, panoramica ancora chiusa, da due giorni ville e strade sono off limit per i tronchi caduti, traffico in tilt a Prati, decine di auto distrutte, i rami non ancora rimossi sono avvolti nei pollai, in criticità di abilità nei parchi, continua l'emergenza negli istituti, un altro schianto su un asilo al Collatino e dal censimento, pensate, spuntano 8.000 piante fantasma, questi dati dell'ultimo monitoraggio. Restiamo nella capitale perché è anche tempo di bilanci per il turismo, il Colosseo batte il Louvre, così titola il Tempo, è il monumento più visitato del mondo, numeri di prenotazioni e indice di gradimento, numero di, al top nel 2018 Roma ha registrato 29 milioni di presenze, Federalberghi dice se si presentasse meglio farebbe ancora di più. Torniamo a parlare inevitabilmente del caso di Corso Francia e dell'incidente di Gaia Camilla, lo riportano tutti i giornali, ma qui si parla delle strade, subito autovelox, titola il Corriere della Sera, la tragedia fa parlare della sicurezza sulle nostre strade, gli ufficiali giovani riflettono quando si mettono alla guida, la mappa dei nuovi impianti, il comandante dei vigili, l'abbiamo sentito anche nel nostro TG di maggio, dice li installeremo anche in altre 29 strade pericolose, all'interno anche la piantina e i dettagli di queste strade. Andiamo a Latina, sempre con il Messaggero. Arrestato per omicidio stradale ai domiciliari il ragazzo che domenica sera investito, ucciso a Gaeta, ha pensionato il suo cane sul lungomare Caboto, il risultato positivo ai test su alcol e droga ed ora è sotto shock. Andiamo invece a Rieti per parlare di un guasto a una conduttura che paralizza 9 comuni, centinaia di utenze per oltre un giorno rimaste al tappeto, si è tornati alla normalità solo nella tarda serata di ieri, dopo 24 ore di disagi, anche in un momento in cui invece bisognava essere un po' più sereni a casa. Andiamo a Viterbo perché c'è un sì che fa riflettere e discutere, a Viterbo la mafia c'è, spunta un collaboratore di giustizia nell'inchiesta che ha smantellato la banda di Rebeschi, presente ad attentati, incendiari e intimidazioni, ha deciso di parlare e le sue accuse pesano per l'intera cittadinanza. Andiamo a Civitavecchia invece per parlare di una bella notizia, il pronto soccorso finalmente si allarga, da ieri il reparto di emergenza del San Paolo ha in ausilio quello di Breve Osservazione, il nuovo settore attivo dalle 8 alle 20, si occupa dei malati bisognosi di assistenza continua, un'assistenza che noi abbiamo ricordato anche più volte in questi giorni, non si ferma neanche nei giorni di Natale in diverse strutture della nostra regione. Andiamo a Frosinone, ancora il traffico paralizzato in questi giorni, gli spostamenti natalizi hanno appesantito l'area delle nuove rotatorie, il comandante dei vigili dice dopo l'Epifania valuteremo eventuali soluzioni alternative, sono pronte 4 alternative e chiudiamo con il
abbiamo pensato ad un menù semplice, facile, che veda un misto di Oriente e Occidente, quindi rimanendo sempre sulla tradizione romana, ma con qualche spunto che deriva appunto da Cina e Giappone. Nella tradizione del pranzo di Natale bussa alla porta, c'è anche il desiderio di gustare un menù che guardi lontano, dalla polenta con la caponata fino al bignè col baccalà mantecato, antipasti gustosi ma facili da preparare. Al primo piatto non si rinuncia, il nostro campanilismo che rivive nel culto dei ravioli, accostati all'astice ad un po' di zafferano per quel sapore d'Oriente, ma potete sbizzarrirvi a farcirli con la zucca, le verdure, il carciofo immancabili sulle tavole del Lazio. Lenticchie e cotechino rispetteranno le tradizioni, per il popolo laziale non devono mancare, mentre per il dolce, dopo il pan giallo, ci si può leccare i baffi gustando il pandoro farcito con la chantilly, alla quale, come nota asiatica, è stata aggiunta la crema di riso, una ricetta da provare anche a casa. Stracuocere, diciamo, latte e riso, andare poi a frullarlo, chiaramente lo andiamo a aromatizzare con le bacche di vaniglia e tutto quello che la ricetta richiede. Dopodiché andiamo a tagliare un terzo, un terzo, un terzo, una crema pasticcera fatta nella maniera tradizionale, quindi con uova crisse e quant'altro, e un terzo sempre di crema di panna. Cioè. I ceroni di quest'anno saranno più ricchi, ce lo dice Coldiretti, secondo cui in controtendenza con l'andamento generale vola la produzione alimentare, che segna un 3% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Prepariamo allora le papille gustative per la grande abbuffata, dal momento che secondo gli esperti quasi la metà di quello che spenderanno in media i laziali durante le feste, circa 160 euro, sarà destinato al cenone. Ma oltre al palato anche l'occhio vuole la sua parte. In casa la tavola più apprezzata per le feste è tradizionale: tovaglia bianca, piatti della nonna e centrotavola porta fortuna, peperoncini, cannella ed agrifoglio. La maggior parte dei residenti della regione da Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone, Latina continua infatti a volersi raccogliere attorno ad un tavolo con parenti ed amici. Credo che ci voglia tanta frutta secca e noce a volontà, perché si sa, il Natale è bello quando in compagnia di tutta la famiglia si sta anche dopo la cena e dopo il pranzo per giocare a carte e quindi divertirsi tutti insieme. Ed oltre ai consigli di Anthony Pezzo, il nostro esperto di food, noi diamo anche i consigli del Centro Agroalimentare. La nostra borsa della spesa la guardiamo insieme, tutti i migliori prodotti per qualità a prezzo. Partiamo proprio dai castelli del pesce, eccoli qui, orate e salmone, i prezzi migliori, rapporto qualità prezzo. Naturalmente diamo qualche indicazione proprio per le ultime spese, perché tantissimi dopo Buongiorno Regione, quindi dopo le 8, andranno a fare gli ultimi acquisti. Ed ancora il cartello degli ortaggi, vediamo insieme lenticchie, prezzemolo e zenzero, sempre più utilizzato sulle nostre tavole. E poi la frutta, arance rosse e clementine. Qualche segnalazione per voi e qualche segnalazione per noi, da voi i nostri inviati. Guardate. Ci scrive Onelio, siamo su Via Nazionale, ci sono buche che continuano a chiudere ma si riformano con la prima pioggia, così ci scrive. Questo il video che ci manda da vicinissimo, casa sua insomma, una strada proprio limitrofa al posto dove lavora, siamo al civico 1215-1216, lì c'è un bar che ha tavoli fuori, ogni volta che passa un bus o una macchina si finisce in una buca, strizzando passanti e clienti del bar. E in tanti ci hanno segnalato questa situazione, che noi naturalmente rigiriamo agli organi competenti. E da Via Nazionale invece ci spostiamo nella zona di Porte di Roma. Guardate ancora questo video che ci hanno inviato, ce l'ha inviato Olivia. Qui abita mio padre, ci dice, siamo in via Carlo Ludovico Bragaglia, la situazione è veramente drammatica, non ci sono strisce pedonali, non ci sono marciapiedi agibili, la strada è disconnessa. Naturalmente è un problema non solo per le persone anziane, ma anche per tutte le persone che hanno bisogno di attraversare o di percorrere questa strada, che è anche in un quartiere in espansione della capitale. E noi ritorniamo, a proposito di speranze di futuro, di un futuro migliore, ritorniamo dalla nostra Rossella Santilli in questo rifugio, in questo centro di accoglienza per senza tetto, perché lo ripetiamo ancora, il Natale e anche per loro lo deve essere, così Rossella? Sì, lo deve essere, infatti per questa sera è già predisposto il cenone di magra anche qui al rifugio di Sant'Anna. Vogliamo ricordare che il cibo che viene consegnato qui è opera delle Acri di Roma. E allora, Giulia Di Gregorio, tu
come reperite il cibo che viene poi dato qui alla casa? Allora, è partita una vera e propria gara di solidarietà, aderiscono più di 10 ristoranti che fanno parte del nostro progetto Il Cibo a Chi Serve, con i quali appunto reperiamo i cibi in maniera alternata, quindi ogni sera c'è un ristorante che dona un pasto per le persone senza fissa dimora del rifugio. Questi ristoratori possono aumentare, quindi chiunque avesse voglia di fare del bene può farlo contattando? Sì, assolutamente sì, contattando le Acli di Roma. Grazie Giulia, quindi prendete nota, alle Acli si può donare anche se siete dei ristoratori. Allora invece Antonio Caporale della cooperativa che si prende cura degli ospiti della casa, lei è responsabile, è un lavoro delicato il vostro comunque. Sì, molto delicato se pensiamo che le persone quando arrivano qui sono davvero molto fragili. Noi cerchiamo di lavorare per ricreare delle dinamiche che possano aiutarli non soltanto quando restano qui nel centro di accoglienza, quindi che non si riduca soltanto a un'accoglienza notturna, ma magari cercando di orientarli a dei servizi durante il giorno, quali il binario 95 ad esempio. Grazie Antonio. Il piano freddo, il piano di accoglienza dei senza fissa dimora non finisce qui, il primo municipio riserva altre iniziative. Emiliano Monteverde, assessore alle politiche sociali, qual è in sintesi? Abbiamo stanziato un budget per fare dei progetti personalizzati sui senza dimora, molti rifiutano anche perché le risposte standardizzate come i centri non corrispondono ai bisogni che hanno. Faccio un velocissimo esempio, c'è una persona da molto tempo che non si opera perché ha un cane, dovrebbe stare 2 mesi in ospedale e non può lasciare il suo cane, pensa che di perderlo. Con un progetto con budget personalizzato noi possiamo trovare una sistemazione per il cane, fare in modo che questa persona si operi, stia bene, non sia per strada e dopo 2 mesi rincontri il suo cane. E questo è un modo per contribuire e per evitare che altre persone rimangano per strada. Grazie Assessore. Allora, le occasioni sono tante per aiutare le persone meno fortunate. Vogliamo chiudere questa vigilia di Natale da questo collegamento con la signora. Lei viene dal Marocco. È in Italia da tanto? 30 anni. Questo centro però è una casa per me. Grazie a tutti questi che lavorano qua perché aiutano tanto le persone. Ringraziamo a tutti. Grazie a lei, grazie a tutti voi. Buon Natale a tutti, compreso Papa Francesco. Grazie, allora che altro aggiungere se non una buona vigilia di Natale per i meno fortunati e per tutti i fortunati che ci seguono. La linea torna a te, Roberta. Grazie Rossella e saluta davvero un Natale di cuore a tutti i tuoi ospiti. E intanto noi salutiamo Giorgio Barbero Corsetti, ancora un nostro ospite, direttore del Teatro di Roma, perché il Natale è il teatro per tutti, anche nei giorni delle feste, anche per chi non può permetterselo, per i bimbi in difficoltà, perché questa è una delle tante iniziative del Teatro Natale, da Natale alla Befana, lo abbiamo detto, con un programma ricchissimo. Bene, intanto proprio per questo vi dico che potete fare un regalo sospeso, cioè mettere sotto l'albero di Natale un biglietto per dei bambini tra i 3 e i 14 anni che vengono da condizioni disagiate, quindi questi bambini troveranno questo biglietto e potranno accedere a tutto il programma di teatro per le giovani generazioni che ci sarà al Teatro Argentina per il periodo natalizio con una serie di racconti e di fiabe fatte da bravissimi attori. Poesia, parole e musica è il vero messaggio del Natale, ma non solo, c'è anche l'Abbo Natale Card. Che cos'è? Ecco, se avete dei dubbi sul regalo da fare, ancora non avete deciso, c'è la possibilità di comprare questa card che si chiama Abbo Natale e regalarla ai vostri cari dando diritto a 2 entrate all'Argentina o 4 al Teatro India per scoprire, se ancora non lo conoscete, teatro e la bellezza di questi spazi e della nostra programmazione. Oltre 50 spettacoli, più di 150 artisti, numeri da capogiro, numeri della nostra cultura, del cuore della capitale, di una capitale che vuole emozionarsi, soprattutto in questi giorni. In questi giorni abbiamo uno spettacolo divertente, nello stesso tempo commovente e toccante, che è La grande magia di Edoardo De Filippo con la regia di Pasquale. E poi una serata da non perdere, che è la lettura di Belli fatta da
Popolizio, che è un grandissimo attore molto amato dai romani, che tornerà poi col Nemico del Popolo, che ha avuto un grandissimo successo e ha sbaragliato vincendo tutti i premi possibili in quest'anno. La magia del Teatro di Roma, l'abbiamo detto, fino alla Befana, appuntamenti tutti i giorni, per tutte le età, dedicati soprattutto alla famiglia, ma soprattutto ai giovani che noi vogliamo avvicinare sempre di più a teatro. Un lavoro grande quello che fa il Teatro di Roma. Sì, tra l'altro in questi giorni stiamo aprendo il teatro, anche abbiamo fatto ieri un laboratorio in cui sono intervenuti 100 cittadini, hanno potuto lavorare con me e con altri giovani. Un atelier, sì, con altri giovani artisti, ed è stato molto bello. Tra l'altro con uno scambio di libri che è diventato un modo di farsi un regalo, mantenendo in circolazione dei libri. Questa è una cosa importante, la passione per il teatro, le emozioni che il teatro regala, ma anche la cultura attraverso le sue forme, tutte le sue forme, dalla lettura, dalla poesia, al canto, a tutto. Noi ti ringraziamo, invitiamo ancora tutti a informarsi sulle tante attività, sulle tante iniziative che il Teatro di Roma regala con i suoi teatri, che sono poi il fiore all'occhiello della nostra capitale e della nostra cultura. Noi ci terremo aggiornati, quindi godetevi il teatro da Natale alla Befana. Grazie Giorgio, davvero grazie per essere stato con noi. E intanto noi con Rosario Carello vediamo le ultime notizie, i nostri aggiornamenti. Ecco Rosario, noi siamo in diretta, ne approfittiamo, così io mi sposto e lascio la parola a Rosario. Siamo tutti qua per parlare degli appuntamenti del Papa questa sera per la solenne celebrazione della messa di Natale alle 21:30 nella Basilica, dalla Basilica di San Pietro in Mondovisione. E peraltro, per rispondere alle richieste che arrivano da TV di tutto il mondo, la trasmissione sarà effettuata anche nella tecnologia 4K. Domani alle 12 è previsto invece il messaggio natalizio con la benedizione Urbi et Orbi, il 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, l'Angelus, sempre alle 12. E domani torna il pranzo di Natale della comunità di Sant'Egidio con i poveri nella Basilica di Santa Maria in Trastevere, dove i banchi faranno posto ai tavoli. La prima volta fu 37 anni fa, allora gli invitati erano 20, poi il numero è enormemente cresciuto. Lo scorso anno a Natale in tutto il mondo Sant'Egidio ha ospitato a pranzo più di 240.000 persone in 600 città, 78 paesi, compresi anche 96 carceri e 18.000 persone recluse. Un nuovo pronto soccorso, cambiamo argomento, per l'ospedale del Belcore di Viterbo. Gli interventi di circa mezzo milione di euro hanno ampliato e ottimizzato gli spazi sanitari all'interno della struttura, infatti